Ciao a tutti, al ritorno dalle mie vacanze, oggi vi mostro tutte le cose che in un modo o nell'altro hanno caratterizzato il mese appena trascorso, ovvero il mese di luglio. Mettetevi comodi perché vi devo parlare di un sacco di cose. Come sempre ci saranno prodotti skincare per la cura del corpo, per la cura dei capelli, qualcosa di make-up, una cosa di cancelleria, profumi, regali di compleanno, autoregali, acquisti di abbigliamento, cose per la casa. C'è veramente un po' di tutto. C'è anche un film, lo dico perché sennò poi mi dimentico di parlarne a fine video. Ho davvero tante cose di cui parlare, tra l'altro appunto luglio è il mese anche del mio compleanno, quindi ho ricevuto dei regali, alcuni non tutti perché come sanno tutte le persone che compiono gli anni in piena estate, si ricevono regali a partire da giugno fino a settembre perché ci si vede un po' e un po' no di solito con amici e parenti. Quindi insomma c'è un bel po' di roba e direi che possiamo partire, altrimenti non ne usciamo. Allora, partiamo dalla skincare. Non ho molto di cui parlarvi in merito alla skincare perché vi ho fatto da poco dei video sulla mia skincare routine del periodo, ancora quella, sono molto soddisfatta. Vi aggiorno su un prodotto che vi avevo solo mostrato velocemente in quei video perché l'avevo solo provato un po' di volte, ma non di più. Ora lo sto usando da più tempo e volevo parlarvene meglio. Si tratta di questo contorno occhi di Clinique della linea Moisture Surge, che è una linea molto molto famosa, che presenta come prodotto principale una crema gel molto fresca ma molto idratante. Questa è la versione crema gel contorno occhi, si chiama infatti Moisture Surge Eye. Questo prodotto mi ha stupita tantissimo. Non so se si può vedere dalla confezione, il prodotto è un gel che contiene al suo interno queste sfere che nel momento in cui andate a derogare il prodotto vanno ad aprirsi sulla pelle, e sono sfere che contengono attivi molto molto idratanti. Perché mi è piaciuto tantissimo questo prodotto? Perché ha tutte le caratteristiche del tipico prodotto che si va a ricercare in estate, ovvero è fresco, è leggero, non appesantisce la zona, la illumina, la distende, ma non è quel prodotto super acquoso, quasi inesistente, che ha un contorno occhi esigente come il mio, o per donne appunto che hanno la mia età, non, sono prodotti che non sono più sufficienti. Questo è un prodotto comunque che va ben massaggiato, va ben tamponato sulla pelle, e che richiede, diciamo, qualche minuto di posa prima che poi possiate applicare eventualmente il make-up. Io lo uso principalmente di giorno, perché è comunque molto molto idratante e per me questo è assolutamente un plus per un prodotto del genere che rimane fresco, facile da tollerare anche in questa stagione, ma assolutamente efficace dal punto di vista dell'idratazione. Quindi prodotto ottimo, molto difficile che Clinique mi deluda, sono contentissima. Temevo che finisse velocemente. Vedete che anche il packaging è straordinario perché è un prodotto completamente airless, ha questa specie di ascensore che sale man mano che usate il prodotto, che vi permette innanzitutto di usarlo tutto, ma permette anche al prodotto di non venire mai a contatto con l'aria. E il dosatore è fantastico perché riuscite anche a dosare la quantità di prodotto da utilizzare, non ne esce sempre la stessa quantità, quindi potete decidere di utilizzarne un po' di più, un po' di meno. Temevo appunto che finisse velocemente, in realtà no, dura come tutti gli altri contorno occhi, è un 15 ml, misura direi standard, ottimo, mi sta piacendo da morire. Andiamo alle labbra perché non ho altro di skincare particolare da mostrarvi che ha caratterizzato specificatamente questo mese anziché quelli precedenti. Contentissima del trattamento labbra che sto facendo in questo periodo. Io ho le labbra perennemente secche, che in determinate condizioni alzano anche facilmente pellicine o si tagliano, ovviamente specialmente in inverno col freddo, ma anche d'estate con la pelle che è spesso più provata dal sole, le labbra tendono le mie a seccarsi abbastanza facilmente. Allora,
Vi avevo già accennato che la combo di questi due prodotti mi piace tantissimo. Parliamo di uno scrub labbra di Anthos e del balsamo labbra della linea Dolcezza Apelab di Elan. Allora, questo scrub labbra è un prodotto biologico, si eroga da questo tubetto, esce da qui. Io comunque lo metto sul dito e lo spalmo col dito. Quello che mi piace tantissimo è che è molto oleoso. È un prodotto decisamente già di per sé nutriente e ha all'interno, a parte questi oli davvero molto nutrienti, una gran quantità di particelle scrubanti, ma molto molto sottili, quindi sono tante ma sottili, che vuol dire che riuscite a operare uno scrub che va davvero a levigare le labbra e nel contempo le nutre senza tagliarvi, senza che il prodotto all'interno sia troppo aggressivo sulla pelle. Mi sta piacendo veramente tantissimo. Lo faccio al bisogno, se sono quando sono stata esposta al sole in questi giorni, l'ho fatto anche tutte le sere, ma appunto non è un prodotto aggressivo, quindi lo si può fare tranquillamente. Successivamente o in generale in giornata, questo balsamo di Elan è favoloso, a parte che ha un profumo di biscotto, è un prodotto al miele. Profuma di biscotti, è una cosa eccezionale, veramente buonissimo, ma è davvero tanto nutriente, riparatore addirittura, somiglia moltissimo come effetti al Revenez Miel di Nuxe, quello in pot. Questo è come se fosse la sua versione in stick, non è troppo pastoso, non infastidisce, anche se lo mettete con il caldo, mi sta facendo impazzire. E poi ho testato con gran soddisfazione questo prodotto di La Roche-Posay della linea Antelios ed è il balsamo labbra con protezione solare 50 più che protegge sia da raggi UVA che UVB. Si tratta di un balsamo labbra semplicissimo che io ho utilizzato in spiaggia sempre, ma che posso utilizzare tranquillamente nel quotidiano se non metto il rossetto per uscire, perché rispetto a tanti altri prodotti del genere che ho provato in passato, non ha consistenza, non si sente sulle labbra, non fa pastone, non fa la riga bianca tra le labbra, che è terribile da vedere, che spesso tanti prodotti di questo genere fanno. Si può utilizzare anche ad esempio sul contorno occhi, se vi esponete al sole su dei nei o delle piccole macchie che avete e volete concentrare la protezione in un punto specifico, è ottimo, non lo avvertite sulle labbra, funziona benissimo e protegge le labbra davvero tanto. Visto che abbiamo accennato ai solari, ho tanti prodotti corpo da mostrarvi, diciamo che sono i protagonisti di questo video, come un po' normale che sia, visto che è estate, ma partiamo appunto dai solari che ho utilizzato in vacanza. Purtroppo molto meno di quello che avrei voluto, perché non siamo stati graziati da un bel tempo, devo dire. Però quelle volte che siamo andati in spiaggia, diciamo almeno 6 giorni o 7, siamo riusciti a passare la giornata in spiaggia e ho utilizzato principalmente, per quanto riguarda il corpo, questi due prodotti che ho amato tantissimo. Non vi faccio vedere i solari viso in questo video perché ve ne ho parlato tantissimo, sono comunque quelli della linea di Garnier Super UV, ormai li conoscete benissimo. Questo è sempre Garnier Linea Ambre Solaire Advanced Sensitive, latte protettivo, texture leggera, 50 più, protezione UVA, UVB e UVA lunghi. Ha lo stesso identico packaging della protezione solare viso, quindi quello che risparmia plastica, diciamo, perché questo tubo è in una plastica e cartone, una sorta di misto tra questi due materiali. Il prodotto in sé è favoloso. Allora, nel momento in cui lo erogate, iniziate semplicemente a spalmarlo. Sembra che lasci un po' tanta scia bianca. Vediamo se riesco a mostrarvelo senza insaccherarmi troppo. Come vedete, appena iniziate a spalmarlo, un po' di scia bianca la fa, specialmente se ne usate in gran quantità, come faccio io quando utilizzo i solari. Ma dopo 30 secondi di massaggio, il prodotto non solo si assorbe subito, ma lascia una sensazione
freschissima sulla pelle, estremamente gradevole e decisamente asciutta. Questo è un prodotto a protezione altissima che fa un effetto asciutto e non fa sudare. E ve lo dice una che purtroppo suda tantissimo, che odia sudare e che sta poco al sole proprio per questo motivo. È veramente ottimo, ve lo straconsiglio. Altro prodotto che ho amato, utilizzato più che altro sulle gambe, è questo di L'Oréal Sublime Sun Protect and Sublime Protezione 30, anche qui da raggi UVA e UVB. Allora, questo nonostante sia all'erogazione un prodotto che sembra più leggero, anche un pochino più liquido e che perde, diciamo, il suo aspetto biancastro più velocemente, in realtà una volta assorbito nella pelle è un filino meno asciutto di questo di Garnier. Ma proprio a voler cercare il pelo nell'uovo, ma è un prodotto favoloso. Entrambi questi due prodotti idratano molto bene la pelle. Sentite proprio la pelle piena di comfort, nonostante appunto rimanga piuttosto asciutta. È un prodotto meraviglioso e ha un profumo divino. Ha il classico profumo che andiamo in tanti a ricercare nei prodotti solari, quindi quello misto di Tiaremo, Noi, è veramente veramente ottimo. Ho usato un po' più questo perché io sul décolleté, no, sul viso ho la protezione apposta, però sul décolleté, le braccia, la schiena non scendo mai sotto il 50, questo l'ho usato un pochettino meno, ma vediamo se in agosto riesco a farli fuori entrambi. Ho usato un pochino meno questo di Nivea Fresh, anche qui protezione solare 30 UVA UVB, che è un prodotto che si eroga invece in spray. Si eroga in spray, ma non è inesistente, cioè non è quel prodotto rarefatto che non vedete sulla pelle. Nel momento in cui lo spruzzate, vedete il bianco e io questo lo apprezzo perché so dove l'ho messo e non rischio di sbagliarmi. Allora, quello che mi piace molto di questo prodotto è l'aspetto fresco, è appunto una linea fresh che dovrebbe servire oltre che magari a rivitalizzare la protezione solare che avete messo prima, dà proprio freschezza nel momento in cui lo mettete. È velocissimo, è proprio il prodotto che senza pensarci va appunto a rinnovare la protezione e mi è piaciuto. L'ho usato comunque meno perché di base la protezione vera la affido a prodotti di questo genere. Questo diciamo è un in più. Se fossi stata in vacanza di più l'avrei usato di più, comunque penso che lo utilizzerò di qui ai prossimi giorni. Per restare sul corpo, allora, prodotti diciamo da doccia e dopo doccia. Ho iniziato prima di andare al lago a utilizzare questo scrub corpo di Seysol Body and Beauty Talasso Scrub, che si trova tranquillamente da Tigotà. Io l'ho sempre visto e non l'avevo mai comprato, anche perché sapete che i miei scrub preferiti sono quelli di Geomar, non l'avevo mai preso tanto in considerazione. Poi ho utilizzato nel corso dell'anno a utilizzare il guanto, ve ne ho parlato tante volte, ho usato meno i prodotti, ma volevo prima di partire avere un'azione un po' più strong sulla pelle, perché io ho una pelle secca che spesso presenta anche zone piuttosto ruvide e volevo prepararla al fatto che sarebbe stata più esposta al sole. Se avete una pelle irregolare con tante cellule morte, anche se non ricercate l'abbronzatura, se prendete il sole rischiate di prenderlo in maniera disomogenea perché avete le cellule morte sulla pelle che non vanno a colorare in maniera diffusa la pelle. Quindi è bene avere una pelle bella scrubata anche per questo motivo. Anche durante l'esposizione al sole, nei giorni di vacanza, diciamo, è importante continuare ad esfoliare la pelle. Ricordatevi che gli scrub, nulla di ciò che esfolia la pelle toglie l'abbronzatura assolutamente, anzi permette all'abbronzatura di essere più intensa, più dorata, più bella da vedere. Questo prodotto mi ha stupita, costa pochissimo, tra i 7 e i 9 euro, una cosa del genere. È un classico Talasso Scrub dal profumo abbastanza balsamico, non troppo invadente, comunque bello fresco, è un bifasico col suo cucchiaino all'interno, ricco di oli e di sale, credo che sia al sale, che va a fare uno scrub, un'esfoliazione alla pelle meravigliosa, lascia la pelle morbidissima, ma non è aggressivo.
va benissimo anche per pelli sensibili come la mia. Un toccasana come effetto, ma anche come sensazione, perché è molto fresco senza essere troppo, come ad esempio il Talasso Scrub di Collistar, famosissimo, che per me però è veramente troppo potente e anche troppo balsamico come profumazione. Questo è favoloso, costa pochissimo e ve lo consiglio assolutamente. Poi una scoperta che ho fatto in vacanza, avevo detto che non avrei portato bagnoschiuma eccetera eccetera, perché comunque è una casa, è una seconda casa che però viene vissuta parecchio, quindi in casa ci sono tante cose, poi abbiamo un piccolo supermercato proprio fuori dalla porta e ho comprato questo bagnoschiuma, mi sono innamorata. È di Bionsen Japanese Thermal Wireless Ara Vital Bath and Shower Gel con zenzero. È questo boccettone gigante da 750 ml, credo che sia un'edizione limitata, l'ho pagato sui 2 euro e ha un profumo. Io vi ho detto tantissime volte che adoro lo zenzero ovunque, da mangiare, da bere, come profumo, questo è favoloso, è il profumo tonificante per eccellenza. Non resta particolarmente sulla pelle una volta sciacquato via, ma a me non interessa, l'importante è che io riesca a sentire questo profumo, questa sensazione che risveglia e rinfrescante mentre faccio la doccia, e resta tantissimo in bagno. Anche di profumo quasi maschile, è veramente fantastico, ce ne siamo innamorati tutti, ha una consistenza non troppo densa, si sciacqua facilmente, non idrata, ma non secca la pelle, non la sensibilizza. Io lo dico sempre quando parlo di prodotti corpo, perché è una pelle purtroppo molto sensibile che tende a presentare pruriti. Con questo non mi capita ed è meraviglioso. Se vi capita di trovarlo in giro, fateci un pensierino, perché è veramente buono. E una crema che confermo adorare, una crema corpo, è questa di Ava Dead Sea Plants Caressing Body Sorbet Mandarin and Cedarwood. È favolosa. Io sapete che apprezzo Ava moltissimo, questo prodotto mi è stato inviato dall'azienda, ma un'azienda che io amo sotto tutti i punti di vista. È un prodotto meraviglioso, è una crema sorbetto, non particolarmente pesante, si assorbe molto velocemente, non lascia sensazione di pesantezza, di residuo assolutamente, ha un profumo tra l'agrumato ma lieve e il legnoso, comunque molto molto delicato, che non va a confliggere con un eventuale profumo che potete mettere dopo. Dà una sensazione di freschezza, di idratazione e nutrimento, e nonostante sia un prodotto leggero, veramente veramente meraviglioso, è un prodotto che sto amando moltissimo. Andiamo sui capelli per parlare di un prodotto che invece purtroppo non mi ha convinta per niente. Forse vi ricordate in uno degli ultimi video che avevo fatto sul beauty che avevo acquistato tanti prodotti capelli che pian piano sto cominciando a provare. Tra questi avevo anche preso questo di Catwalk by Tigi, che è uno spray texturizing salt spray, quindi uno di quei prodotti che va a texturizzare appunto i capelli per dare al capello la piega, diciamo, delle onde da mare, da salsedine, le beach waves. È un look, quando ho i capelli lunghi come li ho, che a me piace molto in linea generale, perché è sì naturale ma abbastanza definito e consistente e con volume. Io non asciugo i capelli col fond estate, mi rifiuto categoricamente, non ce la potrei mai fare, e generalmente prodotti di questo tipo mi aiutano tanto. Ovviamente è un prodotto che può piacere, è un gusto insomma, che può piacere come no, generalmente a me piace. Io purtroppo non mi sto trovando molto bene con questo prodotto, dopo tante tante volte che l'ho usato non ho ancora capito se sto sbagliando io a erogarlo come quantità eccetera eccetera, o non lo so. Io ho provato a distribuirlo su tutta la capigliatura e poi a lavorarlo con le mani, ho provato a metterlo a ciocche, ho provato a metterne un po' di più, un po' di meno, insomma ho provato tante cose, ma il risultato non mi piace, mi dà la sensazione di cappello molto molto secco. È ovvio che un prodotto del genere
fa questo effetto in generale. È un prodotto al sale, quindi ovviamente asciuga, ma altri prodotti che ho usato lasciano comunque un aspetto più morbido. Questo un po' tanto scopa di saggina, secondo me. Mi dispiace perché tra tutti i prodotti che avevo preso per i capelli, questo è più professionale, volendo, ma è alla fine quello con cui mi sono trovata peggio. Non sporca i capelli, non li appiccica, non li appesantisce, non è che crea problemi, è proprio l'effetto sui capelli che non mi piace particolarmente. Ha un profumo però veramente stupendo. Non demordo, continuerò a provare, ma faccio un po' fatica, devo essere onesta. Parliamo ora di due profumi. Uno di cui vi ho già accennato nell'ultimo video che ho fatto sui profumi e uno nuovo perché è stato il mio autoregalo di compleanno. Confermo il mio amore a prima vista, che è diventato amore ormai quasi consolidato, con questo profumo in olio arabo del brand Al-Aramein. Questo è Madina. Ne ho comprati due, se avete visto quel video, magari ve lo linko qui sotto, ve ne parlo diffusamente. Si tratta di un prodotto da 15 ml, è un olio, ricordatevelo, quindi 15 ml vi durano tutta la vita. Ho le mani unte, non riesco ad aprirlo, che si eroga con questo roll-on. Questo profumo è sensazionale, non vi parlo ora di note olfattive in maniera specifica, comunque di questo vi ho già parlato. È un profumo che fondamentalmente sa di rosa che però è appoggiata su un letto di spezie e zafferano soprattutto. Il contrasto che si percepisce di più è tra una rosa molto fresca, non di fiore, di petalo macerato, ma di rosa fresca e zafferano, resine, spezie, è meraviglioso. È un profumo iperfemminile, altamente seducente e anche molto elegante. E lo amo ancora di più dell'altro che è Macca. Io l'ordine l'avevo fatto partire per Macca, che mi piace, ma questo mi ha veramente, veramente stupita. Ora mi vado un attimo a lavare le mani perché ce le ho appiccicosissime e poi vado avanti con l'altro profumo. Mentre eravamo al lago, siamo andati a fare un giro a Salò, che è un posto meraviglioso in cui vi consiglio di andare se capitate in zona. A Salò c'è una profumeria di nicchia che si chiama Atelier 10, questa è la loro borsina. E si trova in piazza Vittorio Emanuele II, non vi potete sbagliare perché ci finite col naso sopra la vetrina se andate in centro a Salò. Avevo deciso di farmi un regalo, di regalarmi un bel profumo di nicchia, ma non volevo andare a cercare qualcosa che già conoscevo o di cui avevo sentito parlare, volevo innamorarmi al momento. Allora, volevo un profumo semplicemente femminile, elegante, 4 stagioni, ma di personalità, e mi sono innamorata di questo profumo di Jacques Zolti che si chiama Tyrannique Declaration Love. Il nome mi ha conquistata. Andando a compiere 46 anni, per me l'idea di una femminilità un po' tirannica ci sta tutta, perché a questa età ce lo possiamo anche un po' permettere. E al di là del nome, che è molto evocativo, bellissima la confezione, è meraviglioso anche il packaging interno, sia della scatola che della boccetta, che è da 100 ml. Si tratta di Eau de Parfum, meravigliosa davvero, molto semplice nella forma, con questo colore stupendo. Il tappo è pesantissimo, riporta le iniziali del brand e è calamitato. Favoloso. Allora, questo profumo per me è davvero un profumo quasi poetico ed ha all'interno, non lo so, note classiche, fiorite, molto femminili, che però rimandano a una femminilità piuttosto complessa. Io spesso vi parlo di profumi che magari sono più
seducenti, notturni, misteriosi, altri magari che rimandano a una femminilità più familiare e più romantica. In questo profumo, secondo me, c'è un concentrato di entrambi questi aspetti. È un profumo dalla femminilità appunto molto rotonda, molto, come dire, includente tutti gli aspetti della femminilità di una donna, appunto. È un profumo che, ripeto, non ho le note in questo momento, ve ne parlerò diffusamente, ma è un profumo, come vi dicevo, fiorito, che contiene all'interno fiori d'arancio, magnolia, ylang ylang, tuberosa. La tuberosa è la nota che esce di più. Come è ovvio che sia, dove ci sono o gelsomino o tuberosa o entrambi questi profumi, sono assolutamente i più invadenti, se volete. Ma un letto, una base di muschi, questo che cosa implica, almeno al mio naso? Che veniamo subito attratti da un gusto quasi classico retro, del tipico fiorito da donna, che però sul lungo andare, dopo ore che indossate questo profumo, diventa quasi più umido, più sottobosco, più un filino anche terroso, non troppo, però. Un po' c'è questo aspetto, specialmente appunto nel dry down. Ha una ottima persistenza, ma non ha una grande scia. Significa che non ha una gran proiezione, ma dura tantissimo sulla pelle. Diventa assolutamente uno skin scent. Chiunque mi si sia avvicinato dopo ore mi dice: "Mamma mia, che buon profumo!" Io trovo che sia un profumo molto completo, che rimanda sia note pulite, morbide, dolci, sia a note più profonde, più misteriose, ma di vero mistero, non di quel mistero che si usa in una fase di seduzione, quindi un mistero in qualche modo rivelato. Per dire, sono una donna misteriosa, non so se mi sono spiegata. Qui si parla di mistero intimo, di un profumo molto intimo, e lo trovo favoloso per una donna della mia età, anche no, nel senso che va bene anche per una ragazza più giovane, non è particolarmente impegnativo, un po' sì, ma non così tanto, ecco. Poi mi sono stati dati due campioncini per mio marito, di profumi veramente buonissimi, soprattutto uno. Allora, questo è di Tutto Tondo ed è Vela ed è un classico profumo molto marino, agrumato, tra l'ozonato e l'agrumato. Sì, direi di sì, assolutamente estivo, fresco, molto buono, ma quello che mi ha coinvolta da morire, e lo vorrei io. Sapete che nella profumeria di nicchia non esiste la distinzione tra pour homme e pour femme, assolutamente. E comunque è un tipo di concetto del profumo che non mi appartiene assolutamente, sempre meno, a dire la verità. Questo è di The House of Oud Wonderly. Quindi Desert Collection, quindi sono profumi al wood, quindi ha una resina legnosa, diciamo. Questa è la boccetta, guardate che meraviglia, e il profumo è divino. Adesso me lo spruzzo qui. Mamma mia. Questo è speziato, intenso, caldo. È un profumo su cui potrei fare un pensierino, specialmente per l'inverno, anche qualcosa di dolce. Vediamo se qui c'è scritto qualcosa che vi posso dire, almeno in merito alla linea. Allora, in testa ci sono bacche di goji e albicocca. Effettivamente una testa un po' dolce e fruttata la sento. Nel cuore abbiamo neroli africano, fiore di mandorla e gelsomino sambac, cioè praticamente questo è il mio profumo. Alla base ci sono legno di cedro della Virginia, un concentrato di iris italiano, sandalo, mirra,
vaniglia del Madagascar e incenso dello Yemen. Famiglia Oriental Cypre. Mamma mia, che buono! È meraviglioso, buonissimo. Me lo comprerò, me lo sento perché lo sento molto nelle mie corde. Poi, a questo punto passiamo al make-up, dunque, e anche quindi già a qualcosa che ho ricevuto per il compleanno. Questi li avete già visti, ve l'ho fatto già vedere in un video. Una persona che mi segue tra voi mi ha fatto una meravigliosa sorpresa e mi ha mandato una delle Cupid, no, scusate, delle Cutie Palette di Nabla, la Midnight, una delle ultime uscite. Quella con i toni del blu che mi avete già visto indossate in video, che mi vedrete di nuovo spesso, con cui sicuramente farò un Get Ready With Me. È meravigliosa. Allora, non mi stupisce che io ami gli ombretti di Nabla, perché credo che siano tra i miei preferiti, no, anzi, sono i miei preferiti come formulazione, tutte le varie formulazioni finish, per un motivo o per l'altro mi piacciono tantissimo. Questa è riuscita a stupirmi ancora di più rispetto ad altre perché, uno, i pigmenti blu sono difficilissimi da realizzare, non è facile avere texture facili, sfumabili e facilmente gestibili, appunto, e due, mi ha stupito la facilità con cui si utilizzano questi colori, anche quelli più brillanti, anche quelli con i brillantini, la loro sfumabilità, la capacità, la possibilità di realizzare un trucco in pochissimo tempo che sia veramente di impatto. E poi, come sempre succede con le palette Nabla, che piacciano o meno a livello di gusto, scelta colori, eccetera, io noto sempre una enorme attenzione alle texture e ai finish, come anche possibilità di abbinamenti all'interno della stessa palette. Questo colore, questo opaco lilla, è il colore perfetto per sfumare i bordi di un trucco così importante. Come questo colore, che è un colore da punto luce, non è un colore sbam, ma è il colore perfetto per creare davvero un punto luce fine. C'è tanta attenzione anche a queste cose e non mi stancherò mai di dirlo. Mi è stato regalato insieme a questa il Cupid's Arrow, quello blu, che è appunto uscito con questa collezione, di cui ora non leggo il numero, ma vi scrivo tutto sotto. Allora, io in questo momento ne ho tre di Cupid Arrow. Questo me l'aveva regalato mio marito quando avevo preso la Side by Side, che è il marrone, lo 06. Questo appunto è stato il regalo insieme alla palette e questo me lo sono comprato l'altro giorno. Questo è quello uscito, uno dei due usciti con l'altra palette di questa collezione. Allora, non credo di dire un'esagerazione se vi dico che per me questi sono i prodotti rivelazione del 2021. Per me, perché mi pare che siano usciti nel 2020 in realtà, ma io li ho provati adesso e non credevo, dopo tanti anni di passione per il make-up, dopo tanti anni che mi occupo di queste cose anche su YouTube, di rimanere ancora stupita da qualcosa. Io da questi sono rimasta stupitissima. Per me hanno una formula incredibile. Io oggi ho fatto il trucco solo utilizzando questo colore, sopra, sotto, dentro, fuori, ovunque, sfumato, fine. Ci ho messo 30 secondi. Io sono scioccata dalla scrivenza, dalla pigmentazione, dalla sfumabilità. È una formula quasi cream to powder. Col pennello sfumate la qualunque, durano per sempre, non restano appiccicosi, potete intensificare il colore quanto volete, sono perfetti usati come base per ombretti, ma come vedete sono bellissimi anche usati da soli, bellissimi da usare come matita e si possono usare anche sulle labbra come rossetto. Per esempio, questo colore lo vorrò provare, ovviamente il blu no, ma questo lo vorrò provare, sono stupendi. Vi faccio vedere solo una cosa: voi quando li comprate li vedete con la punta che fuoriesce appena appena, dietro hanno anche il temperino per rifare la punta appuntita. Quindi ho questo che è ancora così perché ce l'ho un paio di giorni, questo blu che è ancora così, guardate il marrone scuro, il primo che ho preso e che ho portato in vacanza. Ho fatto spessissimo look così con questo marrone,
Guardate, lo tiro tutto giù, così capite da dove sono arrivata. Guardate quanto tempo ci mette a uscire. Sta uscendo adesso. Io praticamente l'ho quasi finito, ma non perché finisca velocemente, perché l'ho usato sempre. È stupendo. Allora, io sicuramente comprerò un backup di questo, che avrei già comprato se ci fosse stato presente in negozio da Mabel Beauty, che vado sempre lì, ma l'aveva finito, se no l'avrei anche già ricomprato. Poi sicuramente voglio tutti gli altri colori, primi tra tutti il vinaccia, che secondo me, andando poi in autunno con i colori che uso io di solito, mi starà benissimo. E poi vorrei anche i due più chiari, il nude e il più chiaro di questo, anche da usare come rossetti eventualmente, e vorrei anche il nero in realtà, perché come base per gli smokey o come per la rima dell'occhio, per me è semplicemente favoloso. Un altro prodotto che mi ha stupita è un mascara di Yves Rocher che io ho trovato in un giornale. Adesso io non leggo che tipo, vediamo se ce la faccio con gli occhiali. C'è scritto Intense Metamorphose, Yves Rocher appunto. Allora, si tratta di un mascara con quegli scovolini un po' grandi e in setole normali che generalmente fatico a gestire perché sono un po' troppo grandi per il mio occhio, ma questo mascara mi è piaciuto un sacco, è quello che indosso. È bello intenso, fa un bel volume, non sporca la palpebra, dura tantissimo e si strucca anche molto velocemente. Mi ha molto molto stupita. E altro encomio assolutamente per il fissante di make-up, il Ritual Extreme Fixing Spray di Astra. Ottimo! Reidrata benissimo la pelle dopo il make-up. Io sto usando praticamente sempre fondotinta in polvere, ce lo indosso anche oggi, ma con questo riesco a riamalgamare bene le polveri sul viso in modo da non avere un effetto fake, troppo polveroso, ma fa veramente durare il make-up. Funziona meglio di quello di MAC, del Fix Plus, sia come idratazione sia come durata del make-up, e rende tutto naturalmente bello a lungo, nonostante appunto io sudi tantissimo in faccia, quindi stra stra felice. Allora, ora passiamo a due cose di abbigliamento che ho comprato mentre ero in vacanza al mercato. Mi sono stra innamorata di questi pantaloni. Sono pantaloni che hanno un tessuto foulard, tipo proprio come, e anche una fantasia foulard. Questi non li ho ancora indossati, non li ho ancora lavati, ho usato solo gli altri. Hanno la vita fatta così, con un elastico molto molto alto e assolutamente gestibile, diciamo, ma soprattutto hanno questa gamba. Io non so cosa state vedendo, sono ampissimi. Una volta che li avete indosso, sembra che abbiate una gonna lunga. Sono bellissimi perché potete tenerli a vita molto alta, e magari riuscire a portare, per esempio, io sono alta 1,67 m, riesco a farlo tranquillamente. Li tiro un po' più su in vita e metto un sandalo a terra, le tiro un po' più giù e metto la zeppa, ad esempio, perché sono facili da gestire. Non solo, sono bellissimi anche a vita alta con delle magliette dentro, magari molto rimborsate, ma dentro l'elastico. Questa fantasia mi fa impazzire. Ci sono tutti i colori della terra, un po' più naturali, e capite già da voi che sono stra super facilmente abbinabili con qualsiasi cosa, in tinta unita sopra, ma comunque bianco, nero, beige, quello che volete. E poi ho questi che ho già messo, che invece hanno la base nera, sono identici, hanno la base nera e colori diciamo un po' più vivaci e un po' più tropicali. E oggi mi metto questi, ho questa camicia indosso nera e metterò questi, e mi fanno impazzire. Questi li metterò con un paio di, no scusate, non quei sandali, con le ciabatte, ve le ho già fatte anche vedere, quelle nere con la catena dorata sopra. E questi li adoro, mentre questi li vedo di più con un colore più chiaro, in alto, diciamo, e con un sandalo che ho color cuoio. Ma questi pantaloni neri li ho già indossati con una camicia gialla, li si può indossare col corallo, con l'azzurro, col blu. Sono veramente facilissimi da avere.
Vi faccio poi vedere una cosa che è una via di mezzo fra un oggetto per la casa e un vero dispositivo di skincare che mi è stata inviata. Mi è stato inviato questo cuscino che è un cuscino anti-age. E adesso vi spiego perché. Innanzitutto il brand è Sleep and Glow e il modello si chiama Omnia. Come è fatto questo cuscino? Come vedete ha una forma particolare, ha una sorta di incavo qui dove appoggiare la testa se dormite supine, ad esempio, e ha poi questa forma qui ai lati. Che a cosa serve? Adesso io non ci vorrei appoggiare la faccia perché sono truccata. Serve per il fatto che se dormite così non appoggiate il viso su una superficie, ma trovate il vuoto. Che cosa permette tutto ciò? Permette il fatto che non vi accartocciate la pelle di notte, perché non avete il viso che struscia sul cuscino e che tira o che piega la pelle. Questo aiuta moltissimo. Calcolate che le rughe nascono da quelle che vengono definite pieghe di espressione, cioè le rughe vengono certo dalla perdita di collagene e tutto quanto, ma si formano dove la pelle è più stressata dalla vostra mimica facciale, ad esempio. E il fatto, per esempio, di dormire non dovendo lottare con una superficie può aiutare moltissimo. La federa è sempre dell'azienda, ha una cerniera esterna per cui la potete lavare tranquillamente, ha un tessuto simil seta molto liscio, il materiale all'interno somiglia parecchio al memory foam. Io ho inserito, vi arriva insieme al cuscino, un altro cuscino più piatto in modo che possiate regolarvi sull'altezza, su come siete abituati a dormire. Io l'ho inserito perché per me questa è la grandezza giusta, l'altezza giusta per me per dormire. Un effetto collaterale del dormire su questo cuscino, nel mio caso, è stata dormire meglio, nel senso che questa forma mi consente di muovermi di meno nel letto, perché è meno facile, in un certo senso, quando vi trovate la vostra posizione comoda, è difficile che poi continuate a girarvi e rigirarvi. E secondo me questa cosa l'avvertirò ancora meglio di più in inverno, perché d'estate io purtroppo soffro molto il caldo, quindi sono un po' più irrequieto, se così si può dire. Probabilmente d'inverno questa cosa l'apprezzerò ancora di più. Io mi sto trovando veramente molto molto bene. Qui sotto vi lascio un codice che potete utilizzare se volete provare a ordinare questo cuscino, con cui potete avere uno sconto. Vi lascio tutte le specifiche qui sotto. Io mi sto trovando veramente benissimo. Continuiamo a parlare di cuscini, perché in vacanza abbiamo anche comprato dei cuscini, invece questi di bellezza per il salotto. Abbiamo trovato un negozio che faceva il 70% di sconto, era un negozio di tappeti, cuscini persiani, e abbiamo scelto questi due, che per me sono meravigliosi. Sono lavorati in seta a mano e sono favolosi, secondo me sono bellissimi. Questo è uno che ha scelto Daphne. E questo è l'altro che ha scelto mio marito. Io li ho lasciati liberi perché ce n'erano tipo 50 e mi piacevano tutti, quindi uno valeva l'altro. Se avete presente il mio salotto, il mio divano, i colori che ho in casa, vi ho fatto un video sul mio salotto, anche su tutte le altre stanze, magari ve lo linko qui sotto, capite come possono stare bene questi cuscini in casa mia e sono felicissima anche di questo acquisto. Mi si sta scaricando pure la camera. Ultima cosa, no, due cose vi voglio dire ancora. Non so se a voi capita di sbagliare le agende a inizio anno. Io quest'anno ho sbagliato, vi ho fatto anche un video, avevo preso due agende, una molto grande, da tavolo proprio, bellissima, che utilizzavo per le cose di casa mie personali, e una Moleskine invece diversa che usavo per YouTube. Ho smesso di usarle perché mi costavano più fatica che altro, erano troppo impegnative, non erano poi alla fine, non rispecchiavano il tipo di attività che io voglio fare quando utilizzo un'agenda. Allora, esistono le agende che durano 18 mesi e cominciano da luglio, quindi mi sono presa una semplicissima Moleskine, semplicissima, settimanale, rigida, classica, nera, così, favolosa.
che è il top per me. Io qui metto tutto, cambio solo colore, uso il nero per gli impegni che riguardano casa, famiglia, i miei personali e il blu per quello che riguarda YouTube. Per quanto riguarda liste, scalette, cose che mi servono per il canale, ho un semplicissimo quaderno in cui mi scrivo tutto, senza limitazioni di spazio, di forma della pagina, di data, di niente. Quindi per me questo credo che sarà il mio futuro per quanto riguarda le agende. Altra cosa bellissima che ho ricevuto da una di voi e mi ha profondamente commossa e ti ringrazio tanto, è una di voi mi ha regalato questo segnalibro che ha fatto lei con le sue mani, ricamato, cucito, tutto quanto. È stupendo, mi ha commossa tantissimo, lo sto usando da che ce l'ho e sono veramente felice perché sono pensieri questi, c'è cioè il pensiero che una persona si sia messa lì e abbia creato una cosa con le sue mani per spedirmela, mi riempie di gioia, davvero. Ultima cosa e poi vi lascio. Sono riuscita a vedere questo mese Il Grande Gatsby, il film, quello con Leonardo DiCaprio. Se mi seguite anche per quanto riguarda i libri, sapete che Fitzgerald è uno dei miei autori preferiti. Il Grande Gatsby per me è un libro straordinario, anche se io amo di più Tenere la notte, ma non si può negare che Il Grande Gatsby sia un enorme capolavoro. E il film con DiCaprio mi è piaciuto tantissimo per varie ragioni. Allora, innanzitutto io amo DiCaprio, per me è un attore straordinario e ha reso Gatsby perfetto, perfetto. Poi mi è piaciuto tantissimo il taglio che è stato dato al film. Allora, c'è da dire che il libro Il Grande Gatsby non è un libro lungo e ha una trama piuttosto concentrata che secondo me, per quanto ne posso capire io, non è difficilissima da rendere in un film. Diciamo che un film sul Grande Gatsby può contenere tutto il libro. Non c'è tutto neanche in questa versione del film, ma mancano pochissimi episodi assolutamente trascurabili ai fini dell'opera cinematografica. Quindi diciamo che di base c'è una certa compattezza nell'insieme della realizzazione che secondo me dipende anche dal fatto che non è difficile, secondo me, trasporre un libro così sullo schermo. Qual è la vera difficoltà? È far passare chi è Gatsby, far passare il tema del film, il rifiuto di accettare il passato che ha Gatsby, la sua ingenuità, il suo essere un eroe irrealistico in un mondo in realtà molto banale, trito, molto più terra terra di quello che è in realtà lo spirito di Gatsby, che è uno spirito fuori dal tempo, è uno spirito quindi esagerato, sotto tanti punti di vista, eccessivo. E il film ha reso benissimo tutto ciò. Mi è piaciuto tanto il fatto che sia interpolato da parti. Sapete che il Grande Gatsby è narrato dal vicino di casa di Gatsby, che è Nick Carraway, e anche nel film questo accade. Quindi c'è la possibilità che il narratore intervenga con delle sue riflessioni fuori campo, mentre noi vediamo delle immagini, anche con dei brani tratti da Il Grande Gatsby. E ho adorato che il finale sia stato riportato pari pari, perché il finale del Grande Gatsby per me forse è il finale più bello della storia della letteratura. Parlo proprio delle frasi finali, non tanto il finale con, nel senso con quello che accade, che chiude la trama, diciamo, ma proprio le ultime frasi del Grande Gatsby sono altissimissima letteratura, commoventi, meravigliose. A livello di immagini è un film di grandissimo impatto, quasi troppo bello. Nelle immagini di queste enormi feste che venivano date a casa di Gatsby, siete quasi invasi, quasi stremati per l'enormità di quello che vedete, per la quantità di colori, per la musica, per la fotografia in generale. È tutto strastudiato, dai vestiti ai colori del make-up, ai colori delle luci, i fuochi d'artificio. È tutto tanto, ma estremamente patinato, quasi troppo. È quasi troppo bello. Non so se rendo l'idea, però effettivamente le feste in Il Grande Gatsby sono,
così, quindi non potevano, secondo me, essere espresse meglio. Mi è piaciuto tantissimo, ma veramente tanto, e l'ho trovato piuttosto fedele non solo alla trama, che è una cosa che ci guardo e non ci guardo quando vedo un'opera trasposta da un libro, perché alla fine, secondo me, film, serie televisiva, opera teatrale, quello che è, e libro sono cose diverse, devono avere una storia diversa, però ecco, mi piace che non sia stato tradito lo spirito di questo enorme romanzo del Novecento. Detto ciò, credo di avervi detto tutto, ho parlato un sacco come al solito, spero che non vi siate annoiati, io vi ringrazio come sempre, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!